Come è bella sera, come è bella. Con tutti i peccati e i denti grigio bella. Come è bella sera, come è bella. Dai tempi de per le elezioni prossime del 12 giugno, per il rinnovo del nuovo sindaco e tutto l'ambaradan, siamo con Federico Barbieri di Genova Domani, giovane, che ho avuto occasione di incontrarlo qualche mese fa, forse un anno fa, per quanto riguarda quel bel libro che hai scritto sul parkour, e ora ti butti in politica. Perché io ti precedo già dicendo che di vecchi forse ne abbiamo un po'... Sono la nostra storia, sono la nostra enciclopedia, però bisogna fare un passo avanti e tu sei uno di quelli che ti propone. L'intenzione che hai, al di là delle belle idee che uno può avere quando è giovane, su cos'è che punti la tua campagna elettorale? Sì, grazie Carlo, hai messo insieme un po' di cose. In effetti è vero che sono giovane, nel senso che ho 27 anni compiuti, ho studiato a Milano per 3 anni e quindi sono stato lontano da Genova, però la amo troppo e quindi ho voluto, diciamo, complicarmi la vita un po' di più. Io sono convinto che in una città come Genova l'impronta giovanile debba necessariamente diventare preponderante, ma non per altro, perché lo hai detto tu, gli anziani sono il passato e la storia della città, e quindi lungi da me fare critiche su questo. Però diciamoci la verità, troppi giovani sono andati via dalla città e per troppo tempo, e quindi io voglio essere un po' da esempio per tutti quelli che vogliono tornare in città, e mi sono impegnato personalmente mettendoci la faccia. Ma tu punteresti più sulla Genova nel senso della sua ampiezza o punteresti proprio su Sestri? Perché Sestri, hai voluto qualche domanda cattiva, io qualche domanda cattiva ti faccio. Sestri ha molti problemi, è piuttosto sporca, diciamo la verità, la gente si lamenta perché è sporca, è un po' maltenuta, è un po' il solito problema dei parcheggi, è un mercato grandissimo a cielo aperto, però ultimamente non è che si sia fatto molto per valorizzare questo punto di questo grande mercato che potrebbe essere sicuramente 100.000 volte più valorizzato. Più cattiva di così? È cattivissima, ma hai fatto benissimo, anche perché col sindaco Bucci abbiamo avuto più volte dei confronti molto sinceri, nel quale io ho espresso il mio desiderio di impegnarmi per tutta la città, quindi sarò candidato al consiglio comunale, però con il chiaro intento di portare in consiglio comunale quelle che sono le problematiche del Ponente e di Sestri Ponente in particolare. È inutile adesso fare l'elenco, ma abbiamo troppi problemi che devono essere affrontati. Il PNR sarà uno strumento importantissimo e sinceramente mi sento in grado di poter dire la mia per gestirlo al meglio, e voglio farlo. Allora, poi ti dirò che lì c'è la telecamera e dirai quello che vorrai, cercando di convincere quelli che vuoi che ti votino, che chiaramente saranno in tantissimi. I tuoi punti di forza però vorrei sapere quali sono, quelli sia sulla grande Genova sia sulla particolarità di Sestri. Hai fatto una domanda che calza pennello. I miei punti principali di campagna elettorale saranno innanzitutto sul piccolo commercio. Sestri è appunto un mercato enorme a cielo aperto, bisogna però dare risposte a tutti quei piccoli commercianti che hanno subito troppo sia la pandemia sia comunque le influenze di Amazon e dei grandi distributori. In seconda battuta l'università. Io da poco l'ho finita e quindi penso che sia giusto impegnarmi affinché l'Università di Genova abbia più studenti e che gli studenti, quindi Genova, riceva da loro quello che è un benessere economico, quindi più esercizi di intrattenimento, più eventi sportivi e più sport. A questo il terzo punto, che ovviamente è la cultura, e quindi per rivalutare i parchi pubblici che a Genova sono tra i più belli del mondo, proporrei di riportare nelle ville spettacoli di tipo teatrale, mostre, cinema alla aperto e anche manifestazioni sportive, perché Genova diventerà capitale dello sport 2024. Perfettissimo, allora io a questo punto ti faccio la domanda finale e poi ci salutiamo. Qui c'è la telecamera, qui c'è il microfono, parla con i tuoi elettori. Allora, potrei fare
delle, diciamo, richieste strappalacrime, ma in realtà sono molto sincero e serio. Quindi invito tutte le persone che hanno voglia di cambiare un po' le facce del Consiglio Comunale a votare per me, non perché io sia il genio della lampada, ma perché semplicemente ci metto la faccia e ci metto il cuore. Per cui non faccio promesse a nessuno, io prendo i fatti così come è nel DNA del sindaco Bucci e cerco di trasformarli in realtà. Perfetto, amici, per Genova Domani, Federico Barbieri. Grazie, grazie Carlo. Grazie a te. Come te bella sera, come te bella. E in giorno un po' più vegio, pigio da nostalgia, o la cusciuco porta in picapria. Allora, prima di farle una domanda sola, perché promesso ci siamo visti lunedì al Club Vela, le faccio una domanda sola, se vuol dire qualcosa a tutta questa platea. Beh, fai la domanda. Faccio la domanda. Allora, io pensavo che volesse fare un preambolo. No, io lo faccio dopo. Lo fa dopo. Allora, io volevo solo chiederle una cosa. Abbiamo parlato prima con Federico, le persone anziane, diciamo tra virgolette i vecchi, diciamo quelli che hanno creato tante belle cose per questo paese, sono la storia, sono l'enciclopedia, sono tutto quello che si vuole, però bisogna un po' voltare pagina, lasciare un po' di spazio ai giovani, e Federico è uno dei tanti giovani che ci prova. Federico è un giovane come tanti giovani e tante persone che non sono mai andate a fare amministrazione pubblica, che noi vogliamo che invece vadano a fare amministrazione pubblica. Noi vogliamo che ci sia ricambio, ricambio generazionale, come il sottoscritto, che dopo questi 5 anni ovviamente non farà più il sindaco, perché avremo bisogno di un altro sindaco. Non si può continuare a fare sempre le stesse cose. Qui avete candidati che sono 40 anni che fanno le stesse cose, dall'altra parte pensateci bene, questo non va bene. Invece pensate invece che ci deve essere ricambio. I giovani in genere hanno sempre una marcia in più, e se non ce l'hanno gliela dobbiamo dare, perché devono trottare, anzi galoppare, come hanno galoppato le nostre generazioni tempo fa. E i giovani sono svegli, sono in gamba, conoscono bene la digitalizzazione, sanno che devono lavorare per l'ecosostenibilità, sanno che tutte le cose devono essere fatte rispettando la natura, rispettando l'ambiente. Quindi io ho molta fiducia nei giovani. E noi abbiamo bisogno di fare tante cose per i prossimi 5 anni. Sapete che abbiamo 6 miliardi, abbiamo 6 miliardi da spendere che ci siamo guadagnati col sudore e tirandoci sulle braccia, e ora questi 6 miliardi devono essere spesi e dobbiamo spenderli bene. E noi siamo stati capaci di fare tante cose in questi 5 anni, ci siamo guadagnati la credibilità per spenderli. Non vogliamo lasciare tutte queste risorse per la nostra città a quelli che in passato non hanno fatto assolutamente niente e non sono stati in grado di fare le cose che hanno promesso. Invece noi le abbiamo sempre promesse e poi fatte. Quindi, signori, c'è veramente da lavorare per il futuro dei nostri figli e per il futuro delle prossime generazioni. Genova può diventare una grande città e Sestri deve essere allineata al comune, altrimenti se si comincia a litigare tra municipio e comune, come è successo in passato, è chiaro che poi le cose non si fanno e non si riescono a fare bene. Invece quelli che sono riusciti a lavorare assieme hanno ricevuto i fondi, hanno fatto i lavori e sono riusciti a fare tutte le cose di cui il municipio ha bisogno. Quindi io mi rendo conto, lo sappiamo, a Sestri stiamo investendo 450 milioni più altri 150 milioni per i fiumi, per i Cantarena, e Molinassi, eccetera. E questi fiumi devono essere rimessi a posto, non è più possibile dover rischiare o pensare che quando piove cosa sarà domani. Totalmente inaccettabile. Per cui questi investimenti ci sono, verranno messi a posto e lo faremo esattamente come abbiamo fatto il Ponte San Giorgio nel più breve tempo possibile. Io vi chiedo di dare la fiducia a tutti noi, alle persone che sono qui di fianco a me, al presidente del municipio che è la Cristina Pozzi, e mi raccomando, andate a parlare con i vostri amici, 50 amici, 100 amici, 150 amici, amiche, tutti quelli che avete, perché c'è bisogno che tutti vadano a votare il 12 giugno e soprattutto che si vinca al primo turno. Sapete perché vogliamo vincere al primo turno? Perché così abbiamo 2 settimane in più per lavorare per la città di Genova. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie. Vuole fare il preambolo? L'ho già fatto. Hai visto? Fortissimo. Vorrei aggiungere una cosa. Vuole aggiungere giovane? Due così. La prima cosa che vorrei dire. No, sono due perché una è una comunicazione di servizio. La prima cosa che voglio aggiungere è che insomma
è un'autocelebrazione dei sestresi. Siamo persone abituate a lavorare, con una cultura, una tradizione operaia forte, per cui io immagino che non ci dovrebbero essere problemi ad affidarsi a un sindaco come Marco Bucci, che ha dimostrato da subito che è capace a lavorare e non si tira indietro se bisogna sollevarsi le maniche.